Parliamo di basket. La Camuna di Bienno non si ferma più. Dopo aver vinto lunedì sera contro il Mosaico Brescia la gara di recupero della prima giornata, gli Stones di Graziano De Logu hanno sbancato ieri sera il campo del Manerbio, imponendosi per 74-61. Silvia Sigorini ci parla di questo match. Seconda trasferta e quarta vittoria consecutiva per la Camuna Basket. Questa volta il quintetto di coach De Logu è stato corsaro sul parquet di Manerbio, battendo la compagine di Boninsegna per 74-61. Primo quarto, terminato sul 15 pari, all'insegna della cautela da parte di entrambe le formazioni, impegnate più che nell'attacco a studiarsi a vicenda. Le due squadre mantengono un sostanziale equilibrio fino alla metà del secondo quarto, quando gli Stones riescono a penetrare la difesa avversaria portandosi sul 34-31. Momento decisivo è però sicuramente il terzo periodo di gioco. Il Manerbio vacilla e i Camuni approfittano egregiamente del momento di incertezza dei padroni di casa, con canestri e raffica. A questo punto il distacco tra le compagini è di ben 16 punti, ma la partita non è ancora finita. Nell'ultimo quarto il Manerbio non si arrende e tenta l'impossibile per difendersi dagli attacchi ospiti, ma non basta e Bernardi e Bucceri chiudono i conti. Indiscussi protagonisti in casa Camuna, contesti con i suoi 19 punti e Garatti a quota 17. Il match si conclude quindi con l'ennesima vittoria di promozione per la neopromossa Camuna, che si troverà ad affrontare nei prossimi giorni l'atteso derby contro la Pallacanestro d'Arfo.